Temperature miti e cielo terso. È stata una Pasquetta baciata dal sole, quella di Fiera di Primiero in Trentino, dove il centro del Sabato Santo ha ospitato il tradizionale appuntamento con i mercatini pasquali, tra prodotti tipici, abbigliamento, dimostrazione degli antichi mestieri e grandi sculture in fieno. Possiamo trovare prodotti tipici o artigianali del Primiero o semplicemente godere di una bellissima passeggiata nel centro di Fiera di Primiero sotto le pale di San Martino. Questi mercatini primaverili che si protraggono fino a domenica 28 aprile bissano il successo della notissima edizione invernale e prevedono anche momenti musicali e di gioco per i più piccoli che possono salire sui pony, vedere da vicino pulcine e coniglietti oppure osservare la schiusa delle uova. Si cerca di animare appunto un po' per tutti. I bambini sono una parte molto importante, considerando poi che il comune è un comune family. Quindi c'è il distretto famiglia vocato appunto a questa cosa per i bambini, non so se avete visto, ci sono i pony, ci sono gli animali, si cerca un po' anche di far conoscere la realtà locale alle persone che vengono a trovarci, ecco, perché non tutti conoscono i nostri animali, non tutti conoscono la realtà rurale, se vuole, della zona. Impossibile non notare che Fiera di Primiero è vestita in rosa, fiocchi, ruote di biciclette e magliette di cartone sono appese un po' ovunque. Qui, come nei borghi vicini, a cominciare da Siror, dove ogni fontana è decorata a tema, tutto il Primiero è in trepida attesa, infatti, del Giro d'Italia, che passerà da San Martino di Castrozza e da Passorolle in due giorni distinti. Quest'anno il colore è il rosa, in onore del Giro d'Italia, che passa il 31 maggio, che fa tappa a San Martino di Castrozza e fa passaggio a Passorolle il 1 di luglio. Il Giro è un'ottima vetrina internazionale anche per la promozione turistica di tutta la zona. Avendo i due giorni ci sono un sacco di richieste, gli alberghi sono veramente strapieni, anche con gruppi di stranieri che vengono proprio per il Giro d'Italia, quindi è di buon auspicio per tutta la stagione estiva decisamente.